Moni alla Ferrera, mi porto dietro ferite aperte, ma con Massimiliano è diverso. La concorrente del Grande Fratello fa una confessione dolorosa sul suo passato. Questa sera al Grande Fratello non si poteva parlare solo ed esclusivamente di Beatrice Luzzi, che ha subito un lutto tremendo e ha deciso di rientrare nella casa, e infatti Alfonso Signorini ha voluto porre l'attenzione sulla storia d'amore che vede protagonisti Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. Si sono ritrovati dopo anni e anni di distanza nella stessa casa e ora la scintilla che era scattata è tornata a incendiare i loro cuori solitari. Nel confessionale, questa sera, Monia ha confessato di portarsi dietro un bagaglio molto pesante e che ci sono delle ferite aperte che non c'entrano con lui, si capisce molto bene perché abbia messo su dei muri, anzi, dei veri e propri castelli per proteggersi. Con Massimiliano Varrese è tutto diverso, complicità che non ho mai avuto con nessun'altra persona. Si porterà sicuramente dietro delle ferite ancora aperte, ma Monia La Ferrera ora sta vivendo un ottimo rapporto ritrovato con Massimiliano, che finora è sempre stato piuttosto tenebroso e che solo ora sta mostrando un lato più tenero grazie alla sua vicinanza. Come ha raccontato lei stessa stasera nel confessionale, lasciando senza parole il pubblico, c'è una complicità che non ho mai avuto con nessun'altra persona. Quello che abbiamo noi due è qualcosa di stupendo. Io lui lo sento dentro di me. Cesare Bonamici ha apprezzato le sue parole e le ha consigliato di aprirsi e di non fermarsi solo perché ha un po' di paura. Monia La Ferrera e Massimiliano stuzzicati da Signorini, non hanno più un posto segreto? Nei giorni prima della diretta del Grande Fratello i due concorrenti Massimiliano e Monia si sono lasciati andare a un bel bacio nel confessionale, dietro la tenda, ma stasera Alfonso Signorini ha scherzato con loro dicendo non l'avrebbero più avuta. Non abbiamo più un posto segreto? Ha domandato lui, e poi ha risposto alla domanda dell'opinionista dicendo che ora come ora si sente più sereno perché viene capito e di conseguenza è più sereno. Punto e virgola mi sento protetto e mi fa stare bene, ha concluso lui prima di rientrare in casa insieme agli altri suoi colleghi. Nel corso della puntata si è avuto modo di parlare del rientro in casa di Beatrice Luzzi dopo il lutto oltre al rimprovero di Signorini a quei concorrenti che hanno mostrato una mancanza di empatia che hanno fatto infuriare sia lui sia il pubblico di Canale 5.